Inizia il sondazzo, sì, inizia. Tra l'altro oggi lo voglio fare anche breve, molto breve, ma si fa breve, lo si fa corto. A volte serve averlo corto, no? Non mica sempre deve essere lungo, eh. Uè. Dunque, facciamo una cosa, facciamo così. Facciamo un po' di serenata. Sì, ma guarda, tutta la settimana ho fatto serenate, ho fatto anche questo personaggio di Let Argia. Argia Let, sì, qualcuno mi ha anche suggerito di aggiungere un personaggio, un nipote che so, che si chiamasse Let Argo, Argo Let. Vabbè, però il tempo che ho è un po' limitato. E allora prendiamo subito, immediatamente, la chitarra a mano, giù, senti che botto ha battuto, madonna, la mia chitarra ha battuto tante di quelle botte, eppure le sempre viva. Le chitarre devono battere botte qua e là, se no altrimenti tutte per benino, mai toccate, mai suonate, per carità di Dio, la Madonna. Quindi vediamo che si può fare. Cerchiamo un nome di donna. Si sapete, SIP, servizio, idilli e passioni. Facciamo questo e con la chitarra raggiungiamo tante brave signore che vogliono sentirsi fare la serenata. Ah, che bello! Oh, via, l'ho fatto. Attenzione, cos'è? Ah! Che c'è, la sirena? No, mi sovviene che non ho fatto una piccola cosa, non ho aperto il telefono, e se non apro il telefono come faccio a fare le telefonate? Poi si dice la burocrazia. Dunque andiamo a fare un po' di, ecco, questo numero qui lo rifaccio per Benino, ecco fatto, via. Pronto? Sì, pronto, c'è la signora Marta, per favore. Sì, chi la cerca? SIP, servizio, idilli e passioni. Un attimo. Prego. Vero? Con che serietà mi sono proposto a questo signorino, a questo naccherino, vero? Ma sta parlando. Chi racconta Marta? Pronto? Sì, pronto, signora Marta? Sì? Sì, buongiorno, qui è SIP, servizio, idilli e passioni. Questo è un servizio di serenate telefoniche. C'è una persona che le ha dedicato una serenata. Noi adesso gliela facciamo. Sì. Mi scusi, È una cosa bella. Noi gliela facciamo ascoltare, al termine le diciamo il nome di questa persona. D'accordo? Va bene, grazie. Ascolti, sarai telegenica nella carta, oh mia Marta, Marta. Come una batteria varta ti caricherò. Carica! Da 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 da! Finché la mia palla sinistra non sarà scarica. Perché la destra mi serve per un'altra carica. Pronto? Pronto?
Sì. Signora Marta, questa serenata le è stata dedicata dal signor Girolamo. Segue telefonata dello stesso. Grazie, buongiorno. 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 Mike. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, si usa riattaccare. Oh, oh mio Dio, eh? Segue telefonata dello stesso, cioè? Girolamo. Che serenata strana, eh? È così, devono essere strane. O famo strano anche a famo strana. Dunque, vabbè, d'accordo. Pronto? Pronto, Marta? Sì? Ciao, sono Girolamo. Scusa se ti ho fatto fare una serenata un po' simpatica, così ironica, però ti è piaciuta? Ma chi è, scusa, Girolamo? Tu non mi conosci, ma io ti ho vista e mi sono permesso di porgerti così un omaggio. Perché grazie dell'omaggio. Io mi sono innamorato. Più, guarda, ringrazio molto. Mi sono innamorato di te, Marta. Ma ti ringrazio, eh? È una cosa bellissima. Non ti preoccupare. Che da tempo non mi succedeva più. Tienila, gioia. Tienila per te, che ti fa tanto bene, eh? No, io devo espellerla. No, ma tienila perché ti fa molto bene. Devo espellerla, capisci? Espellila da un'altra parte. No, devo espellere io, devo espellere. Espellerò dall'altra. Per carità di Dio, ce ne tante di donne, figurati. Oh, figura, ma guarda un po'. La gente, no, come dire, che gente c'è nel mondo. Uno ne fa la serenata, no? Cioè, tutto per benino, voglio dire, una serenata simpatica, carina, no, nulla, ho capito, ah, bella riconoscenza. Lezione gratuita. Grazie, questa è pure gratuita, lei evidentemente vuole sempre la serenata, ma io non gliela faccio mai. Ecco, no, io rifaccio il numero di prima, esattamente quello della informazione gratuita, voglio vedere se ora funziona. No, voglio vedere se ora funziona. Informazione gratuita, no, eh? Vedi? Si voleva introdurre lei per averla serenata, ma non te, la faccio. Oh, ecco, anche poi se la facessi. Pronto? Pronto, signora Teresa? Sì, sono la Teresa. Madre Teresa? La nonna, La nonna della Maria Teresa. Avevo capito, madre Teresa, è la madre di Teresa? Sì. Ah! La nonna di Teresa. Lei è la madre di Teresa? Sì. Di Calcutta? No, ha detto madre Teresa, scusi. insomma, le piacerebbe? No, perché quella è morta, evidentemente. Ma comunque è santa. Senta, c'è Teresa? No, non c'è. Ah, lei è la madre di Teresa, allora posso... Io sono la nonna. La nonna, scusa, la nonna di madre Teresa. È la nonna di madre Teresa. Cioè, la madre della madre. Sì. Quindi, madre Teresa. Ecco, ho capito. Non più di Calcutta. Volevo dire, appunto, c'è una serenata per la signora Teresa. Signora o signorina? Signora. Signorina. Signorina Teresa. Sì. Ecco, senta, io la faccio ascoltare a lei perché bisogna... Questa è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. C'è una serenata, al termine di questa serenata le diciamo il nome di chi gliel'ha dedicata. D'accordo? Lei riferirà. D'accordo? Lei è la nonna. Va bene. Perché c'è ora? Adesso, lei ascolti adesso, Va bene. E se, lei come si chiama di nome? Io di mi chiamo Campolini Teresa. Dai. Teresa? Teresa, sì. Scusi, non ho capito bene la situazione. Stia a sentire. No, scusi, lei si chiama Teresa. Io mi chiamo Teresa, mia nipote si chiama come me. Allora, perché Teresa, quando le ho detto se lei era Teresa, ha detto no, è mia nipote, sono la nonna di Teresa. Scusi, perché ho capito, lei è Teresa. Sì. Lei si è annullata, scusi, ma magari la serenata è per lei. Eh? Cioè, voglio dire, la serenata è per una certa Teresa, per cui potrebbe essere anche lei. Anch'io? Che lo so io. Io non lo so, signora. Vedi, il fatto è che lei si è annullata in favore della nipote? Sì. Però in realtà potrebbe essere... Io le faccio ascoltare questa serenata per Teresa, poi la prenda chi la prenda. Vabbè. O lei o sua nipote, insomma. Quindi non si annulli, signora. È ancora una donna valida e giovane. Insomma, no, 80 anni. Quanti? 80. 80. Allora facciamo la nipote, signora. Questa è per sua nipote. Quant'anni ha sua nipote? Il padre ha 27.
27? Sì. Va bene a nipote, va molto bene a nipote. Ascolti e poi riferisci, eh? Va bene. Mi raccomando, riferisci, eh? Sì, sì. Ah, d'accordo, allora... Oh, Teresa, quando ti incontrai a Stresa, sul Lago Maggiore, ti dissi che lo darei a tutte l'ore, Teresa, con te lo faccio pure in chiesa, Teresa, mentre il prete ci sposa, te lo faccio perché ce l'ho tutto rosa, Teresa, Teresa. Te lo metto anche mentre fai la spesa. Pronto? Pronto. Ecco, questa era per sua nipote Teresa, non era per lei, perché va bene. Un fatto di età. Gliela va può... bene. Cosa... Dunque, le volevo dire che questa serenata è stata dedicata da un signore che si chiama Girolamo. Va bene. Ecco, lei si ricorda la serenata, più o meno le parole? Sì, 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 qualcosa mi ricordo. Può dirmi qualcosa che ha sentito, che si ricorda, così sono sicuro che lei la riferisce per bene? Attendi un attimo che è arrivata ora, mia nipote. Oh, che Teresa? Bello. Teresa? No, non è. Mi sembrava che era lei, non è. Va bene, qualcosa gli dico, vada. Ma lo dice? Che l'ho dedicata a Girolamo. Girolamo, una bella serenata che la Stresa, in chiesa, la spesa, eccetera. Va bene. C'era un finalino, scusi. Teresa, preferisco distesa. Ecco, questo è il finale. Va bene. Arrivederci, signora, mi raccomando, glielo dichi. Sì, sì, glielo sì, dichi. Sì. Riferisci, d'accordo? Buongiorno. Buongiorno. beh, scusa, è finale, ci vuole il finale, mi era venuto. Oh, dunque. Ma te dimmi. La cosa che più mi ha stupito in tutto questo è che quando ho detto se lei era Teresa, ha detto no, è mia nipote. Ma scusa, è strano tutto questo, è strano, perché una persona di 80 anni si deve annullare in favore di una persona più giovane. Che vuol dire? Non è giusto. Non è giusto. Comunque abbiamo fatto la nipote perché insomma a 27 anni insomma, è meglio, no? No, meglio, molto, per carità di Dio. E facciamo anche questo numero, quindi un'altra telefonia, un'altra serenata, vediamo chi risponde. Ecco, sì, no, è un attimo di attesa, poi arriva qualcosa, arriverà, no? Nulla, però nulla, però nulla, ma dico, ma guarda, nulla, ma nulla, sì, è così, io lo rifaccio preciso, e vediamo se questa volta il nulla diventa qualcosa. Ecco, riferisci, come se lo riferisci, glielo dichi. Ma mio Dio, linguaggio fantoziano. Vabbè, d'accordo. Questa volta stesso numero funziona. Per carità di Dio. Sì. Pronto, signora Carola? No. Carola? No, qui non c'è Carole. Carola? Nemmeno Carola. Carola? Niente. Guardi, io ho fatto numero di... è Caroia? No, ma ci sarebbe una rima di... No, Carola. Sì, mi dica il numero che ha fatto. Carola. Scusi, sono un pappagallo. Carola, Loreto, Carola. Di solito dico Carola che pappagallo. No, ma abbi pazienza. Dopo tanto aspettare, questo numero non corrispondeva al nome che mi ero in qualche modo, insomma, trovato qui. Aspetta, c'è sempre la ricerca del nome, sapete, è bello cercare... No, questo no.
No, no, questo è un maschio. No, via, è maschio. Cioè, ne ho fatto uno ieri, è un maschio, vero? Sì. Sono tutti uomini, sì. Ma le donne, poverine, le mettete sull'elenco. Lasciate gli uomini, poi muoiono e dice, mio marito è morto da 22 anni. Vabbè, facciamo questo. No, davvero, è vero. Dunque... ho fatto, no, per fare, no, per carità, per fare l'ho fatto. Per fare l'ho fatto. Chi è? Ah, sì. Vediamo un po'. Ah, per carità di Dio. È questione di secondi, poi sapremo la verità. C'è o non c'è? Non c'è. C'è o non c'è? C'è. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Pronto, la signora Pia? Chi parla, scusi? La signora Pia? No, sono la suocera. Ah, mi passa la signora Pia, per favore. Non è qui, a casa mia, mi dica. No, non è a casa sua, la signora Pua. Non è a casa mia, signora Pia. Senta, è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. Come? C'è una serenata per la signora Pia? Lo so, ma lei deve fare un altro numero. No, ma guardi, la faccio sentire a lei, signora. E chi la fa questa serenata? Le diciamo al termine il nome della persona che gliel'ha dedicata. E chi è che l'ha dedicata? Ah, glielo diciamo al termine della serenata. Ma allora lei, io gli do il numero. No, signora, non voglio numeri. Questo era il numero. Io ho l'obbligo di farla a questo numero, perché questo numero è stato dato al nostro servizio. Quindi non possiamo fare altrimenti, Non possiamo prendere altri numeri. Sentirò io. Esattamente. Da parte di chi? Glielo dico al termine della serenata, sì, capito? Sì. Oh, ecco, ci siamo capiti? Ora sì. Allora facciamo così. Nella vecchia fattoria, ia, oh, c'è la signorina Pia, 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 po, la Pia, 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 c'è la Pia, 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 nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. Nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po, nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po, c'è la Pia, me, Pia, me, Pia, me, 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 nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. Nella vecchia fondo. Fattoria, Pia, Pia, po. No, no, sì, certo, signora, deve sentire fino in fondo. Ma io mica sono la Pia, C'è la Pia, 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 nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. Nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. Oh, senta, fattoria, Pia, Pia, po. C'è la Pia, po, Pia, po, Pia, po, po, nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. Nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. La vecchia fattoria, Pia, Pia, po. C'è la Pia, mau, Pia, mau, Pia, mau. Nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. Nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. Nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. C'è la Pia, Pia. Questo era un pesce. Pia, nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. Nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. Quante bestie c'ha la Pia, 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 po. C'è la Pia, 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 Pia. Non so che era questo, ma era un animale, diciamo, preistorico. Nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. Nella vecchia fattoria, Pia, Pia, po. Quante bestie c'ha la Pia, 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 po. C'è la Pia, Pia, Pia. È andata via. Ma insomma, ma oddio, oddio, sono arrivato, ho fatto tutto qui, cioè, a forza di aumentare di mezzo tono per ogni strofetta, evidentemente poi sono arrivati in fondo qui ai bastoni, no, cioè, ai manico della chitarra. Sì, vabbè, no, bla bla bla. Nella vecchia fattoria, potevo farla anche meglio, però, è venuta così. Nella vecchia fattoria, via, via, po'.
quante bestie c'ha la via, 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 può passare sempre la via, c'è la via, beh, via, beh, vecchia fattoria, via, via, po, nella vecchia fattoria, basta, vabbè, basta, vai, basta, vai, basta, pia, pia, po, andiamo a trovarne un'altra, sì, non c'è, la signora è andata via, io ho, sì, vediamo, vediamo, vediamo se troviamo un altro nome. Ora, mi è venuto in mente la vecchia fattoria lì per lì, sai, no, sì, sai, carina, carina, pia, pia, po, sì, però, andata via, via, tanto non c'era nemmeno la via. Si potrebbe fare anche con Maria, la stessa, sì. Però con Pia veniva meglio. Dio, era meglio, era meglio, sì. Sì. Che nome. Proviamo questo. Dio mio. Sì. Vediamo un po'. Sì. Sì, 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 no, sto facendo il numero, Vediamo, il nome è Consiglia, che tu ci vuoi fare? Guarda che bella bambina, come gli mettiamo nome? Consiglia, sì. In realtà sembra che non mi voglia consigliare in nessun modo, in nessun modo, nessun modo, in nessun modo. Peccato, 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 peccato. Ma no, 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 non c'è. Sì, facciamo questo e facciamo quella, dai, 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 facciamo quest'altra qua. Sì. Via, via, po, via, via, po. Ma dai, andiamo, siamo seri, ho trovato una Rita, ho trovato una Rita. Rita. No, tu sei Ita. Va. Pronto? Pronto, signora Rita? Sì. Buongiorno. Chi è che parla, scusi? SIP Servizio Idilli e Passioni. SIP. Signora, Servizio Idilli e Passioni. Senta, noi siamo un servizio di serenate per telefono. C'è una persona che le ha dedicato per oggi una bella serenata. Io me ne importa di serenata, non che troppe le preoccupazioni. Cioè, mio marito che si senta male, per carità. Signora, ma le serenate ne cerchi in un'altra. Sono una cosa bella che possono distrarre dalle preoccupazioni. Uno c'ha, sì, le preoccupazioni. Grazie, ma ora sono distrae. In un momento composto. Non posso. No. Scusi, Signora, per carità di Dio, io non metto dubbio. No, la ringrazio, scusi. La ringrazio ugualmente, buongiorno. 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 Per carità. La Rita non può. Quando la Rita non può, non può. Voglio dire, quando può, può, ma quando può, un po'. No, un po', se no, se la potesse, ma un po'. Se va da un'altra, sì, facciamo questo, dai, facciamo questo, Dai, ma no, dai. Dai, facciamo. Dunque, qual è il numero? Eccolo lì. Eccolo. Sì, 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 sì. Ecco fatto. Sentiamo. Oh, non è venuto molto bene questo numero, chissà perché. Allora, rifacciamolo, perché poi è uno dei pochi nomi femminili che ho becchiato. Ecco, sì, ecco fatto. Oh, dunque. Ma insomma, e due, e io lo faccio una terza volta. Ma scusa, ma perché? Perché? Aspetta, ticca, ticca, ta, 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 ecco, l'ultima volta, sarà che questa volta mi dà buca, dico Iola, buca Iola. Questa volta ha funzionato, ce ne è voluto tre per trovare la signora Vittoria, ecco. La Vittoria non c'è. Mi piaceva fare una serenata alla Vittoria, vero? Dov'è la Vittoria? Le porga la chioma. Anche quella, Vittoria, quella lì. Era bella.
Cara Vittoria, mi piacerebbe fartela, per esempio, oh Vittoria, io e te entreremo nella storia, entreremo nel Guinness dei primati, da quanto ci sarei intrombati. No, oh Vittoria, ci chiamavamo, vedi, non sono concentrato perché non c'è la persona che mi ascolta, comunque ci chiediamo in mezzo alla cicoria, oh Vittoria, oh Vittoria, ma che c'hai lì dentro alla passera? Te c'hai una scoria. Questa l'abbiamo dedicata a tutte le Vittoria di mondo e poi che gente c'è nel mondo. Con questo, amici cari, amici belli, che ha preso il caldo, prendi il fresco, io chiudo il sondazzo a tutte le vittorie, a tutte le sconfitte di mondo. Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...